Si chiama Vladimir Nikolaevich Nikolaev, è un uomo russo condannato per omicidio. L'uomo è conosciuto come Vladimir il cannibale e pensate che ha fatto fuori uomini, gli ha mangiato la carne, ma l'ha anche venduta. L'uomo ha spiegato cosa ha fatto: ho fatto mangiare carne umana ad un amico. Io ho detto che era della carne di canguro, l'ho portata a casa e la moglie ha mangiato tutto, l'ho mangiato insieme ai figli. Non sapevano di cosa si trattasse. L'uomo, 63 anni di età, nel 97 fu condannato per omicidi, 2. Fu richiesta la pena di morte, poi ebbe uno sconto di pena con il gas nel carcere di piena sicurezza della Russia. Vladimir ha fatto sapere come e quando ha mangiato carne umana, la prima volta i motivi che l'hanno portato a commettere gli efferati omicidi. L'uomo avrebbe detto: stavo tornando a casa da una festa un po' altifuoco. Vicino alla porta del mio edificio ho incontrato un altro ragazzo, anche io ubriaco. Abbiamo litigato in maniera animata, mi ha colpito, l'ho colpito. Ho scoperto che era privo di vita. Gli ho tagliato un pezzo di carne da coscio, l'ho lessato, l'ho provato, non mi è piaciuto, l'ho tagliato a pezzi, l'ho fritto in padella. Non ha fatto solo questo, ha fatto anche dell'altro, infatti non si è risparmiato e ha fatto mangiare quella stessa carne a Parigi e a Parigi. Insomma, una vicenda questa che ha dell'incredibile, che ci lascia veramente con la mano in bocca. Come si fa a fare tutto questo? Non si sa. Ai posti della loro sentenza. Vi ringrazio per il saluto, per la visione e per l'ascolto di questo video di oggi. Un saluto da Andrea.